con le amiche, ma quando passo sorride, le chiedo cosa vuoi da bere, mentre mi bevo ciò che dice, e bevo un altro Cuba Libre, perdo la connessione, sto come un meteorite, verso la collisione, e ripensa che di Barbie c'ho tutta la collezione, che voglio solamente scartare la confezione. Se mi vieni a cercare, solo d'estate non vale, se non mi riprendo, non ti rispondo, non richiamare, se ti dico che arrivo, poi non arrivo, non ti arrabbiare, colpa del vino e colpa del mare, d'estate non vale. Baby, le tue amiche non sono sincere, ti hanno detto che io faccio casino in quartiere, ma stai tranquilla, non devi temere, ti giuro che sono un cattivo ragazzo per bene. E scrollo sull'iPhone mentre aspetto tue notizie, e guardo lo schermo mentre il cervello mi frigge, tu metti il cuore solo su Instagram e Twitter, e spezzi il mio cuore e fai 1000 pixel. Se mi vieni a cercare, solo d'estate non vale, se non mi riprendo, non ti rispondo, non richiamare, se ti dico che arrivo, poi non arrivo, non ti arrabbiare, colpa del vino e colpa del mare, d'estate non vale. Lasciati andare un po'. Eccoci qua, buonasera, benvenuti, nuovo appuntamento con questa trasmissione Ci Divertiamo, ovvero campionato di Serie C, campionato di Serie D. Avete appena visto in copertina i gol che hanno realizzato le formazioni abruzzesi, dal Teramo a quelle spalmate nel girone F, le abruzzesi, le serie abruzzesi, ma basta con i preamboli perché questa sera gli ospiti sono davvero importanti e davvero tanti, come sempre del resto. Allora, ve li presento subito. Buonasera, benvenuto a Tonino Luzzi. Buonasera Tonino. Buonasera. Allenatore qui nelle vesti anche di responsabile tecnico della scuola calcio Bonolis, sì, naturalmente Teramo. Per parlare non solo ma soprattutto del Teramo, ma sì, di tutte le altre squadre abruzzesi del campionato di Serie D. Buonasera e benvenuto anche ad un altro allenatore, Luciano Miani. Buonasera. Buonasera Luciano, benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie. E lui, per fortuna, di cui c'è sempre, perché Tiziano Lauducci è il nostro opinionista. Buonasera Tiziano. Ciao a tutti, buonasera. Benvenuto di cuore, lo abbracciamo davvero perché è la prima volta che ci viene a trovare il tecnico del Notaresco, Mirko Cudini. Buonasera. Buonasera, buonasera. Tra l'altro, dopo due sconfitte non è semplice magari venire a parlare, però ecco, sicuramente grande generosità, ma anche tanta generosità appunto da parte del mister. Allora, facciamo così. Cominciamo con il Teramo, vogliamo cominciare con il Teramo, anche se qui c'è un turno infrasettimanale che incombe, perché domani. Le squadre di Serie D andranno in campo. Allora possiamo saltare un po' con la Serie D. Allora iniziamo con la Serie D con Mirko Cudini. Allora Mirko, intanto andiamo a rivisitare quello che è accaduto domenica e anche insomma negli ultimi 180 minuti. Ecco, che cosa è successo? Giustamente io ho sentito un'intervista nel post gara nella quale hai dichiarato: non eravamo fenomeni prima, non siamo brocchi adesso. Insomma, sempre nel mezzo sta la verità, no? Ma sì, anche perché siamo agli inizi, il campionato è ancora lungo, quindi abbiamo fatto un inizio eccezionale, nessuno se lo aspettava, noi in primis, però ecco, poi dopo strada facendo è normale con una squadra nuova, normale non tanto, però con una squadra nuova, con una squadra che ancora si deve iniziare a conoscere in tutti i suoi effetti, ci può stare che magari un momento di flessione. Paradossalmente abbiamo perso due partite dove abbiamo concesso meno delle altre, però a volte capita anche questo. A proposito di concedere, così a prima vista in queste 6-7 giornate, le squadre, penso, perché anche quando allenava magari la San Giustese in eccellenza, le squadre di Mirko Cudini concedono anche qualcosina, magari, però si propongono molto lì davanti, quindi create molte occasioni. È questo un po' anche la filosofia del tecnico? Ma sì. Sicuramente sì, mi piace, ci piace creare, avere il dominio della gara quando è possibile, questo sì, però poi c'è anche il rovescio della medaglia, in queste due partite forse questo l'abbiamo un po' pagato, e su questo equilibrio bisogna lavorare, bisogna essere subito pronti a capire questo tipo di campionato.
che poi da campionato a campionato puoi permettertelo oppure no. Quindi in questo dobbiamo essere bravi e a volte le partite, se non si possono vincere, sicuramente non bisognerebbe perderle. Comprendo la mentalità e la voglia dei ragazzi su cui abbiamo lavorato sin dall'inizio del ritiro, su cui continueremo a lavorare. Quindi dobbiamo trovare questo giusto equilibrio che ci permette di imporre il nostro gioco, tra virgolette, e soprattutto di rischiare il meno possibile. Ti sei una domanda per Mirko? Sì, mister, naturalmente, anche se ieri c'è stata questa sconfitta, però insomma la squadra si è espressa sempre a buon livello, ho visto i highlights, insomma non è che è stata una sconfitta proprio schiacciante o meritata da parte degli avversari. Per me non pregiudica assolutamente nulla, ci può anche stare, considerando pure che la tua squadra è ancora nei quartieri nobili della classifica, a soli 3 punti dalla vetta, quindi vabbè. Un capitombolo, come si vuol dire, veniale così. Sì, come ho detto all'inizio, abbiamo fatto le ultime 2 partite, abbiamo concesso poco agli avversari, sia in casa con la Savignanese, sia domenica a San Mauro Pascoli. Abbiamo concesso poco, soprattutto nell'ultima abbiamo concesso un calcio d'angolo dove abbiamo preso gol alla prima occasione e un contropiede a finire il primo tempo. Il resto abbiamo cercato di fare sempre noi la partita, purtroppo non siamo stati concreti, questo sì, rispetto alle altre volte, siamo stati poco lucidi sotto porta e poco pericolosi, e su questo dobbiamo lavorare. Una domanda un po' banale ma anche un po' significativa, al momento è più Matelica o più Cesena? Ma io credo in questo momento più Matelica perché viene da un percorso sia di categoria come società, sia di allenatore, sia di alcuni ragazzi che avevano già l'anno scorso. Congiato, e quindi sì. Credo che abbia un qualcosa di più solido. Di categoria magari Cesena già pensa con la mente... No, il Cesena sicuramente è un'ottima squadra, questo è inutile nasconderlo, però sicuramente ancora credo non si sia calato nella mentalità giusta, credo, e poi dopo non l'abbiamo ancora incontrato, però il Matelica invece è una squadra solida, una squadra di ottimi giocatori anche. Rispetto. Meno appariscente sotto il profilo estetico dell'anno scorso, però secondo me più squadra. In questo momento credo di sì, credo che abbia qualcosa di più solido come base rispetto al Cesena, che sicuramente dovrà, credo alla fine, forse può darsi che vincerà il campionato, però poi bisogna sempre giocarlo, bisogna sempre giocare domenica per domenica, quindi... Certo. Il campo è il giudice insindacabile. Sicuramente, ricordiamo che voi giocherete domani, quindi il secondo turno infrasettimanale del campionato di Serie D Girone F, giocherete in casa contro l'Isernia che è reduce dal successo nel derby con il Campobasso. Ne parleremo abbondantemente, volevo coinvolgere nel discorso, non so se volete fare delle osservazioni, se avete visto giocare, mi rivolgo sia a Luciano che ad Antonio, il notaresco. Sì, ho visto Antonio. La partita a Michele Colteramo, mi sembra, e mi fece una buona impressione la squadra perché... È un gioco propositivo, si vede la mano dell'allenatore che praticamente ha inculcato questo tipo di calcio, diciamo, abbastanza offensivo. Alcuni giocatori possono anche militare nel campionato, diciamo, di Serie C perché hanno talento. 3 o 4 ragazzi ho visto molto interessanti. Ma ne dici uno che ti ha colpito? Mi sembra dalla destra, mi ricordo come si chiamava, numero 7. Liguori. Questo è un'ala insidiosa, poi l'uomo salta, sa fare i tagli ai tempi giusti, quindi si vede che l'allenatore ci ha lavorato anche a attaccare gli spazi, queste cose qua. La squadra gioca e naturalmente qualche volta può pure perdere perché è una squadra giovane e quindi quando incontro queste squadre di Marpione che giocano, diciamo, un calcio sporco un po', alla fine rimani con le mani vuote, però non si scoraggiano i ragazzi secondo me perché hanno già dei disegni in testa del proprio gioco. E quindi questo è molto positivo e io dico che è un allenatore emergente sicuramente. Una precisazione, un mio errore, è stato detto che l'Isernia aveva battuto il Campobasso, il contrario, il Campobasso ha vinto in trasferta in casa dell'Isernia che sarà il prossimo avversario della squadra di Cudini. Io non ho avuto ancora l'occasione di vedere il notaresco dal vivo. Però chiaramente leggo e vedo e sento anche da altri colleghi
e so che sta facendo molto bene al di là dell'ultima sconfitta, che comunque, come diceva il mister, insomma, ci sta, ci può anche stare, no? Voglio dire, non è che adesso bisogna vincere tutte le partite. La mentalità è quella giusta, perché se una squadra, come abbiamo detto prima, è abituata a, anche a perdere, perché si può anche perdere, però sapendo che ogni partita se la può giocare, perché ha una propria fisionomia, un proprio assetto, sicuramente è merito dell'allenatore. Che poi certo, volevo aggiungere una cosa a quello che diceva prima, in merito sempre all'annotaresco, si parlava di singoli, anche se sappiamo che è un gioco di squadra prettamente del calcio. C'è anche un giovanissimo, un classe 2001, ricordami il nome, Mirko, molto forte, che gioca insomma nella parte nevralgica del campo, nel centrocampo, 2001, testa alta, quindi voglio dire, avete un mix molto importante tra giovani e... Come si chiama il giovane del 2001? Ma credo che stai parlando del centrocampista, sì, di centrocampista. Blando. Sì. Esatto. Una scoperta di Stefano De Angelis, che l'aveva portato per giocare nelle Juniors. Si è guadagnato i galloni da titolare, non è, sì, non è una cosa... Sì, noi abbiamo come politica proprio societaria di impostazione inizio anno, abbiamo puntato molto sui sott'età, quindi abbiamo un solo 98 in rosa. E quindi abbiamo cercato di avere dei sottoetà che possono avere della prospettiva, delle qualità. Blando è uno di questi, è arrivato quest'anno grazie al direttore che l'ha scoperto. L'ha preso da una selezione, ma come lui ce ne sono altri che stanno facendo bene. Abbiamo avuto dei problemi a livello fisico con delle problematiche con alcuni 2001 nel ruolo di terzino destro, però stanno rientrando e quindi avranno modo per mettersi in mostra. Allora facciamo così, dobbiamo complimentarci con De Angelis, perché è bravissimo, è il presidente di Giovanni, che finalmente è contento almeno del suo progetto. Un progetto importante sicuramente, che è partito questa estate, no? Con questa, chiamiamola fusione, è stata una fusione, o come possiamo chiamarla, Mirko? Tra San Nicolò e... Fusione sicuramente, collaborazione. Credo che sia venuta fuori una bella realtà, una buona realtà. Notaresco vi seguono, viene gente a vedere. Sì, Notaresco credo ha tradizione nel suo passato, quindi è una piazza che ha fame di calcio, dove la categoria in questo momento... Perché sorridi? No, perché chiamiamo che è pure una fuga dallo stadio di Teramo, che ha creato questa società, diciamo, per necessità. Sì. Perché gli affitti del campo di Teramo erano troppo grossi, tant'è vero che Campitelli in 10 anni ha cacciato 1.200.000 euro, perché paga 100.000 euro all'anno un campo, insomma. Anche quest'anno ci sono dei problemi un ma po' sul quello campo, è il campo sulla gestione, quando fu fatta la convenzione con gli olandesi. C'è stato uno sbaglio, che perché con gli olandesi sono stati loro gli olandesi, la Verde Bosco, fecero il leasing, non so come si chiamano, no? E praticamente poi era per il Teramo Calcio lo stadio, no? Poi la burocrazia ha voluto che al momento di mettere certe firme è passato ai privati. I privati, uno era Malavolta, che poi è morto, sì. E alla fine il campo è rimasto all'attuale gestore, e diciamo. Quindi comanda lui. Quando quello era un campo che era destinato alla Teramo Calcio. Però adesso un po' le acque si sono calmate, un pochino. Sì, si sono calmate, ma lui paga sempre. Il coso di Giovanni pagava fior di soldi, sì. Insieme al presidente della Virtus, che poi è andato in Reto. Comunque lui, poi alla fine non tutti i mali vengono per nuocere, perché comunque campo, io penso che il campo è pessimo, perché attualmente non l'ha mai rizzollato, mi sembra un campo, lui ci ha giocato, ma così non l'ha visto. Un campo che mi sembra l'asfalto, cioè rimbalza la palla. Però una location meglio di Notaresco non poteva esistere, quindi grande pubblico. No, lo stadio è bellissimo. Quello è stato anche lo spunto per andare via da Teramo, perché però già c'era un accordo con Notaresco, evidentemente, di fare quel progetto. Facciamo così, diamo uno sguardo anche ai numeri, perché domenica comunque si è disputata questa settima giornata, parlo del campionato di Serie D Girone F, andiamo a vedere quello che è accaduto sui vari campi, bilancio in perfetta parità, perché ci sono state per le nostre serie, 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Allora, Forlì Giulianova 2-2, Francavilla batte Agnonese 3-1, Isernia Campobasso batte Isernia 1-0, Lavastese che
ha cominciato col piede giusto, almeno male, il nuovo corso targato Fabio Montagna. Ha vinto 3-1 in casa delle Esina. Matelica batte Avezzano 3-0 ed è successo tutto quello che è successo, poi magari ne parleremo. Recanatese batte Montegiorgio 3-1, San Maurese batte Notaresco 2-0, così come San Giustese batte Castelfidardo, il Cesena che ha vinto nettamente 4-0 sul campo del Sant'Arcangelo, e poi Savignanese Pineto 1-1. Per questa graduatoria al comando c'è il Matelica quota 18, seguita dalla San Giustese 17 punti, Cesena 16, Notaresco 15, quindi quarto posto per la squadra di Mirko Cudini, Francavilla e Sant'Arcangelo 13, Savignanese 11, Recanatese e San Maurese 10 punti, Forlì e Giulianova 9, Isernia 8, Montegiorgio 7, Pineto, Vastese e Campobasso 6 punti, Jesina 5, Agnonese 3, Castelfidardo 1 punto, L'Avezzano, Castelfidardo 2, Avezzano 1 punto, Avezzano che partiva con una penalizzazione di 3 punti, così come meno 2 punti il Campobasso. Questa è la giornata di domani, il secondo turno infrasettimanale, ve la leggiamo subito: Agnonese e Matelica, Avezzano, San Maurese, Campobasso, Savignanese, Castelfidardo, Francavilla, Cesena, Forlì, Giulianova, San Giustese, Montegiorgio, Sant'Arcangelo, Pineto, Jesina, Notaresco, che torna dunque a giocare in casa ospitando l'Isernia, e Vastese, Recanatese. Allora, cominciamo a parlare anche un po' del Teramo, no? Il Teramo che è sotto le cure di Agenore Maurizi, almeno questo dicono le cifre, in due partite, quindi 180 minuti, sono arrivate due vittorie. Tonino, insomma, Tonino può essere un caso, che, no? Tonino dice che quando si è solo un allenatore è il fallimento della società, perché è un allenatore che non arriva neanche fino a novembre, prima di esodere partire da novembre-dicembre, adesso si è accorciato a ottobre, fra poco, man mano si agosto forse cominciano pure, e questo è il malcostume di questa società, diciamo, in generale. Non si ha pazienza, no? Non si aspetta, ma il progetto che è sbagliato, cosiddetto progetto l'anello, che viene sbagliato all'inizio, poi sì, perché l'anello che congiunge tutti quanti, manager, presidente, sì, allenatore, sposano un progetto, giusto? Certo. Hanno stabilito di fare un 4-3 come modulo, no? Hanno preso le ali per fare il 4-3, adesso si ritrovano con le ali tutti fuori, e con il 5-3-2 giocano due punte, e quindi, cioè, diciamo, mo l'esonero, se ci sta o no, qualche sbaglio l'avrà fatto pure il tecnico, però è stato condizionato, secondo il mio punto di vista, molto condizionato, e naturalmente ha pagato, però io ho visto le due partite che abbiamo vinto. Non mi è sembrato un gran gioco, perché lo so, però poi i risultati, perché, magari condizionano, sì, sì. No, sono quelli che condizionano, purtroppo, anche bisogna parlare con sincerità, sì. Io sono teramano, mi fa piacere che Teramo vinca, e se vince tutte le partite, però io voglio vedere, come allenatore mi piace vedere vincere e convincere, cioè, allora l'allenatore è venuto, dice, ma è arrivato adesso, non puoi pretendere, bene, sono d'accordo. Però non si può dire adesso, cioè, tutte queste cose bombose. Prima, tu parlavi di moduli, no? Di schemi di gioco, però già Zichella aveva Zichella già l'ha fatto a Rivini. 3-5-2, no, anche a Teramo aveva cambiato modulo, sì, 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 nella partita pareggiata, che gli è costata cambiare la panchina. Perché ha avuto già, penso, una costrizione all'inizio, perché sennò non comprava tutte quelle ali. Ma da parte ali, di che? Allora qui no, allora le ali, perché la costrizione perché, da parte del presidente? Perché, perché, no, perché, perché gli acquisti sono stati fatti con le ali. Me lo spieghi, se poi si deve giocare 5-3-2. Cioè, ecco, qualcosa non quadra, no? Vabbè, lasciamo perdere adesso. Però la partita con il Fano l'ha meritata un po', perché il primo tempo il Fano non è esistito, perché esatto, non ha giocato. Poi il secondo tempo ha giocato e ci ha messo in grosse difficoltà. E alla fine, se pareggiava, non aveva rubato niente. Bisogna essere sinceri. Certo. Ma male che avevano fatto due gol i giocatori del tempo. A Rimini si vinceva, ha preso un gol al 94esimo. Perché Proietti è uscito fuori, si è fatto espellere stupidamente, è rimasto in 10, su un calcio d'angolo ha preso il gol e ha pareggiato. Però secondo me l'esonero era già annunciato da giovedì prima, la settimana. Ecco, infatti questo. Quindi, allora, magari volevo chiedere anche sì. Allora io voglio dire una cosa, un presidente che va in panchina come Capitelli, che io non è che ce l'ho con lui, però dico le cose come stanno. Se io il presidente mi si siede vicino, mi dà un aiuto al gruppo come figura, mi sta bene, però se poi si mette a fare il tecnico dalla panchina, delegittima l'allenatore, è una cosa gravissima, sia per gli altri giocatori. Noi non sappiamo in realtà quello che è successo. I giocatori seduti in panchina, che quale esempio vedono, prima cosa. Sì. Seconda cosa, non è giusto delegittimare. Magari se l'avessi fatto dalla prima giornata. Io difendo la categoria, un allenatore trattato così non va bene, va bene.
Poi la partita di Monza, primo tempo Teramo ha fatto gol e Piccione si è mangiato un gol del 2-0, va bene. Però poi il Monza ha giocato una porta, quindi siamo sinceri, adesso non possiamo fare tutte queste esclamazioni, Teramo sì, ha preso i punti ed è benissimo perché ci fa bene, 6 punti in 3 partite, però adesso voglio vedere la partita prossima che forse è la via di svolta, perché Ravenna è una squadra tosta e vediamo lì se la cura dell'allenatore nuovo è continua o no, lì ci sta il bivio. Ecco, io volevo chiedere a Cudini, ma anche a Miani, da allenatore, cioè il fatto che un presidente si sieda magari per la prima volta, perché se lo facesse dalla prima partita uno potrebbe anche accettarlo, al limite si sa che fa così il presidente, si dovesse sedere accanto al tecnico, accanto a Mirko Cudini, ecco. Ma sono dinamiche che poi bisogna vivere, certo, all'interno di una società. Io credo che il giusto sia che ognuno rispetti i propri ruoli. I ruoli. Al di là che quello che può essere poi la figura del presidente, perché poi è colui che comanda, è colui che gestisce la società. Però credo se c'è un po' di intelligenza, credo ci voglia poco a mettere insieme le due cose. Quindi credo che il rispetto dei ruoli sia la base di tutto, col presidente, ma col direttore, con i giocatori stessi. Luciano, tu ma poi scusa, poi la cosa dimenticavo, Maurizio già aveva firmato a Rimini la settimana prima, quindi. Ma questo è un risvolto che non sapevamo. No, già aveva fatto il contratto. Ah sì? Sì. Sì, perché poi insomma le società in C diverse sono in difficoltà, lo stesso Monza poi ha cambiato allenatore, adesso c'è Brocchi al posto. Quello già firmato, no? Il presidente va in panchina, cioè perché deve fare questa cosa? Insomma, io per difendere la categoria dico, no? Certo. È umiliante, no? Verso una figura, può essere un asino, può essere bravo, quello che è, però non mi sembra che un comportamento. Io credo che negli ultimi 15-20 anni la figura dell'allenatore sia cambiata, ma di molto. Ormai l'allenatore può permettere, l'allenatore nel vero senso della parola, cioè di colui che gestisce esclusivamente la squadra, se lo possono permettere i pochi che sono in Serie A e che sono nelle grandi squadre di Serie A. E gli altri purtroppo la figura dell'allenatore deve gestire. E qui abbiamo visto anche proprio deve gestire anche la società. Spaciglio, eccolo qui la fotografia di Campitelli che stava credo incitando qualche giocatore, stava richiamando qualcuno. Ma lì io non so, non voglio entrare in merito, non so se parla di tattica, non lo so. Sicuramente un presidente si espone con dei capitali, con dei soldi e ha tutto il diritto di poter anche andare in panchina e di dare anche un contributo, quello che si diceva. Però io alleno dal 94, ho avuto varie categorie, dalla B in giù le ho fatte tutte e posso dire che ne ho trovate un po' dappertutto, quindi l'allenatore oggi deve gestire anche questa situazione, sì. No? Il lavoro più semplice è quello del campo. Bravo. È quello del campo. Allora, noi credo che ci dobbiamo fermare un attimo perché il discorso diventa molto interessante, per dare la linea in regia a Max Paciglio per un breve e primo stacco pubblicitario. Tra poco. Eccoci qua di nuovo in diretta con gli ospiti di questa sera. Allora Tonino, rimaniamo in ambito Teramo, tra poco parleremo anche del prossimo avversario, tu ci dirai proprio tecnicamente. No, io ho portato l'occhiale perché qualcosa tecnicamente, so della squadra, come gioca questa squadra, tra l'altro allenata da un ex, da Foschi. Sì, Foschi, no? Che è esonerato a Teramo. Tempi addietro, stagione credo 2004-2005. Sì, ha fatto buoni campionati e poi è tornato. Esatto. Con il Ravenna che ha fatto una buona squadra, insomma. Era stato all'epoca esonerato credo dalla panchina teramana. Quindi 8 partite, ma Teramo ormai si è preso l'abitudine un esonero all'anno sicuro. Il presidente Campitelli credo che questo è l'undicesimo anno, abbia avuto 14 le fa braccio di ferro con quello del Palermo Zamparini. Forse non so chi dice. Vabbè, però insomma, tanto di cappello al presidente che porta avanti quasi da solo praticamente. Però che lui, tutti quanti lo criticano, viene da Canzano, a prescindere che la cultura non la compini, però che viene da Canzano, è sempre Teramo Canzano, no? Non è che sia New York.
Ah, perché tu dici no, a cacciare un sacco di soldi, hai sborsato un sacco di soldi, diciamo, no? Su quello non questo gli va a merito. Su però quello. Dopo il fatto della Serie B che è sfumata, sempre per le stupidaggini, sta un po' in trance, nel senso che si vuole rifare, però quando vai al casino si vuole rifare è difficile. Non sempre ti perciò rifare. Bisogna fare un progetto anche a lunga scadenza, fatto come un criterio. Su gente seria intorno, nel senso che fa questo progetto, ma chiunque sia, non è importante, e avere la pazienza di aspettare e stare calmo. Invece sto nervoso. Comunque, voglio dire, questo tecnico è arrivato da poco in due partite. Sì, sì, ha preso sei punti, è taglio di cappello. Sichella in sei ne aveva presi quattro, capito, voglio dire, i numeri sono quelli, sì, anche se... Sì, sì. È facile puntare il dito sull'allenatore perché no, io siccome di cacciare a me piace i giocatori, il gioco, no? Mi piace il bel gioco e vincere sì, le partite con quel gioco. Lui ha confermato un 5-3-2 di Zichella in pratica, no? Sì. Perché Zichella è stato obbligato a farlo perché lui era impostato il discorso di 4-3, alla fine ha fatto sì, marci indietro e quindi ha improvvisato quella partita con Rimini e gli è andato quasi bene alla fine, no? Oh. Questo ha confermato lo stesso gruppo. Gli è andata male perché... Però se... noi non dimentichiamo che abbiamo fatto due gol con Caidi di calci sì, d'angolo, con due pepe dei portieri. Infatti perché, gli attaccanti perché, continuano sì, a non segnare, solo un gol, bacio Terracino. Del Monza, non voglio demeritare adesso la partita, ma la partita del Monza il portiere sì, ha fatto un'uscita a vuoto. È vero, Liverani ex ce l'ha. E la partita col Faro il portiere non ha messo l'uomo sul palo, perché ora non si usa più mettere l'uomo sul palo, poi ha incrociato di testa e l'ha messo proprio dove doveva stare l'uomo sul palo. Siccome adesso dice la palla che rientra ci la sta l'uomo, se non rientra non ci deve stare, però poi quando incrocia... Comunque i gol sono sempre frutto anche, non sempre, vabbè, quasi sempre di però episodi. Però non è di bel gioco, capisci no, che voglio dire? Allora so, il fuoco però... di giornale è una cosa, il fuoco di legno è un'altra... Ma mi dici una squadra in C che... abbina i risultati del bel gioco. No? Ce ne sono 5-6 che hanno cacciato più soldi e hanno squadre forti. No? Per me la Ternana è la favorita, a meno che non lo rimetto in B, ma la Ternana ha speso 9 milioni di euro per la squadra, per la Serie B. E poi ci sta il Vicenza, secondo me, c'è il Pordenone, sono squadre forti, anche il Salò. Quindi tolte 5-6 squadre così, le altre sono di medio alto. E noi dobbiamo lottare per non retrocedere, questo perché se facciamo voli pintarci per due risultati fatti e così. Quindi questo però Tonino, bisogna avere una conferma adesso. Con questo obiettivo, con questo girone che è stato detto almeno inizialmente un girone di ferro. No, il girone sotto è più forte, secondo me. È più me, forte? Per me sì. E allora, comunque, adesso bisogna avere la conferma però con altre partite che fa, se allora sì, però con due partite non... Non andiamo su del cielo. Vabbè, comunque l'importante adesso come non importante è la presa bravo, dei punti. Abbiamo messo i punti. Questa è la classifica. Il gioco, bando alle ciance. Il Teramo si è tirato perché poi su. Teramo è dal facile entusiasmo e facile abbattimento. So. Ma è comune a diverse piazze. Come Teramo, vediamo a 10 punti in classifica. Quindi insomma, per il momento beh, una boccata d'ossigeno alta. Ci sono squadre come la stessa Ternana che ha ma la Ternana tre partite da recuperare, che ha già fatto 9 punti. Quindi voglio dire, il Fano stesso ha una partita da recuperare come il Rimini, anche perché qui le squadre poi scusa, inizialmente hanno fatto il riposo, no? Perché la Ternana non poi si c'è da dire che noi con le dirette concorrenze non è che abbiamo preso tanti punti, solo col Fano, perché l'Imolese, il Gubbio è la stessa cosa, no? Quindi con le squadre in basse non abbiamo preso tanti punti, adesso dobbiamo incontrare tutte le... Però chissà, magari le squadre magari sulla carta Ferrarenzi è un giocatore che deve andare via, capito? Perché lui il presidente, diciamo, la società voleva nel progetto il 4-3-3, la difesa in linea, e si supponeva che un giocatore un po' lento insieme agli altri, no? Allora si è passato mo a 5, avete una copertura maggiore, e questo qua ci ha risolto già l'anno scorso, la partita di retrocessione ci ha salvato con un gol di testa, ricordi? E adesso ha fatto due gol di testa, prendi, ci ha fatto prendere 6 punti. Io ti chiedo questo, poi passiamo a parlare chiaramente anche delle altre formazioni abruzzesi del campionato di Serie D e poi torneremo a parlare del Teramo che affronterà domenica il Ravenna Albonolis, inizio della gara alle 14.30. Ma io quando è stata costruita la squadra? Quando è stata costruita la squadra del Teramo secondo questa impostazione che ricordavi tu, 4-3-3? A te questa squadra piaceva? Beh, non espletava il modulo come si deve, senza dubbio, no? I movimenti erano un po' farraginosi, diciamo, non c'erano i tempi giusti, i movimenti. No. Però diciamo, in due mesi ha cercato di poter fare questo modulo.
perché non è facile il 4 del re, perché non tutti lo fanno, perché ci si perde la panchina col 4 del re. Tutti quanti giocano a 5, stanno belli coperti dietro, invece vai a vedere la statistica di tutte le squadre che giocano nel girone Serie C. Più della metà gioca a 3, 5, 2, 5, 3, 2, fanno tutti l'insalata dopo la fine, no? Pareggi, un punticino, va avanti, no? Invece quelli che hanno il coraggio di fare dei moduli, diciamo, come lo fa Codina adesso, nel senso propositivo, rischiano la pelle, rischiano. Così. Però bisogna avere anche un po' gli interpreti giusti, no? No, non è semplice trovarli. Allora, ecco, che allora andiamo sull'anello caso... che ho detto prima. La società se l'ha fatto solo il mister, la squadra, posso capire. Perché ha sbagliato tutto. Ma quando ci stanno anche lì il condono, che gli segnali i giocatori. Sandro Federico, c'è l'altro allora, direttore, Emilio Cavalli. No, non voglio fare i nomi. Però quando si caccia l'allenatore, deve anche chi ha costruito la squadra ha responsabilità. Sicuramente, però. Se no che facciamo come l'avvocato? Insegni, facciamo come l'avvocato. Il primo a pagare è l'allenatore. No, facciamo come l'avvocato, qua vinciamo, qua vinciamo, qua. Allora, il Ravenna è una squadra pericolosa. Parliamo dopo del Ravenna. Parliamo dopo del Ravenna, adesso. Fammi riposare. Miani. Allora, Miani, ti vuoi inserire anche tu su questo discorso? No, io volevo dire che ho sentito dire, io non so come gioca il Teramo, non l'ho mai visto, oppure di altre. Ma secondo me non è che giocando con 4-3-3 tu sei offensivo, si gioca con 3-5. No, anche con gli altri modi. Però sempre... bisogna aspettarli come si deve. Perché ad esempio l'Atalanta fa il 3-4-3, però lo sa fare. Cioè gioca d'attacco e si sa difendere, quello sì. Ma quando io faccio una partita mi metto tutto dietro e poi la speranza... Lasciamo stare l'Atalanta perché Gasperini giocando così già da Crotone ha avuto anche lui tante... Sì, l'ha presa pure l'Atalanta. Però mister, in Italia ci sta questa moda, se tu prendi 40 traverse e prendi un gol di merda, diciamo così, sei in testa di cavolo. Ma fa parte del se gioco, se subisci, cioè, 40 sembra, traverse... Mi sembra strano da uno esperto... Lo so, a me purtroppo il calcio è questo, noi possiamo parlare finché vogliamo del bel gioco, è chiaro che vincendo, se fai un bel gioco e vinci, sei il migliore, però... Non sempre bel gioco è il risultato alla fine della fiera. Sì, ma è sempre il risultato che determina. Però non sempre con i giocatori forti tu giochi bene, perché puoi avere una squadra di giovani e gli dai il gioco. Sicuramente. Perché mi ricordo il primo Zeman a Foggia, a Licata, io sono incontrato diverse volte, anche con la primavera del Teramo, del Francavilla. Praticamente lui giocava così anche quando stava a Licata, quando stava a Foggia. Adesso non vediamo dove è arrivato dopo. Però è stato sempre coerente con le sue idee, perché noi facciamo come questi allenatori che escono con una punta sola, poi strada facendo ne mettono quattro. Allora parte all'inizio e gioca col modo che devi giocare, perché qua si tira sempre a non subire per paura di perdere le panchine, questo è lo scopo. Quindi tu però, non avresti no, mandato io, via io tifoso, vado al campo ma per tu non l'avresti mandato ma io via vado al campo per, sì, io tifoso, vado al campo per divertirmi, non per soffrire e prendere in parte, insomma. Certo, ma tu l'avresti perché mandato noi abbiamo via vinto, Zichella? Però, no? È stato prematuro, è stato prematuro mandare via Zichella, secondo te? Ma non è prematuro, è che... Cioè, io non lo so adesso con precisione come stanno le cose, perché se hanno litigato, non hanno litigato, via, via, però... Cioè, i risultati dicono che di sì, i risultati, però non sempre i risultati... Ma il diavolo ci mette la gola, certo, perché il Teramo... Il diavolo come Teramo... Arrivi il Teramo, se lui gli cacciava proietti, la partita non la perdeva. Sì, appunto, no, ma anche se senza proiettili. Ma lo cacciava lo stesso, vinceva, lo cacciava lo stesso sì. Secondo te? Sì, ormai si era... Aveva deciso perché era andato in panchina. No, il basso si era rotto già. Ma non è quello, fa un caso a parte. Io non è che il mister, lui ha ragione, tutti i moduli sono buoni. Però tutti i modi hanno dei difetti, no? Perché anche il 5-3-2 c'ha i difetti suoi, come ce l'ha il 4-3. Però se uno imposta il modulo e lo fa bene, limita anche i danni. Se è più, fa uno spettacolo diverso. Io ogni volta che mi fa ridere quando certe società giochiamo a 3 dietro, non è vero, perché poi giocano a 5. Giocano a 5, vabbè, certo. E allora che stiamo a fare? Allora, torniamo sul campionato di Serie D, sia perché c'è qui Cudini, ma anche perché c'è Tiziano. Allora, i risultati hanno detto, per esempio, che la Vastese ha centrato il primo successo, anche qui col cambio di panchina. Adesso alla prima non per Montani non tutte stecca, le colpe no? A Ottavio Palladini, però la prima di Montani, tra l'altro fuori casa,
è andato tutto bene. Sì, vabbè, ma il calcio è così, il calcio è strano. Ma c'entra pure qualcosa magari all'interno spogliatoio, i giocatori magari... Ma sì, è ovvio che quando viene un allenatore nuovo qualcosa di suo ci mette senz'altro. Io penso che, non ho visto la partita, ma mi sono informato abbastanza. Ma poi Yesenia era passata per prima in vantaggio. Sì, ma c'è stato... Poteva questo, anche crollare psicologicamente questo modo diverso di affrontare la gara. Una squadra adrenalinica, più propositiva, molto più umile. Perché anche qui sul valore dei singoli magari non si può dire nulla, perché ha una squadra molto forte, sì. La Vastese, no? Sulla carta, presi sì, singolarmente, appunto, sì, però sì. Poi ma difatti, giocare di squadra. In grosso modo qualche variante così, ma la formazione era quasi la stessa, gli uomini erano quelli della domenica precedente, quindi evidentemente il Montani ha lavorato molto sulla testa dei giocatori, è stata tutta una situazione di motivazioni diverse, e poi in mezzo al campo si è visto questa differenza, no? La squadra più volitiva, una squadra che praticamente si è ritrovata sotto il punto psicologico, ecco, e anche fisicamente ha risposto abbastanza bene. Poi una vittoria salutare che ovviamente più che classifica fa tanto morale in vista dei prossimi impegni, ecco. Eh sì, non c'è il tempo di gioire perché subito domani meno si male, torna in campo male, alla Ragona contro la Reganatese. Giocare subito. Eh sì, perché ci si dimentica un po' in qualche modo. Vero Cutini, è un vantaggio anche per voi, avete perso domenica, anche la domenica precedente, adesso tornate a giocare in casa, seppure contro corpo. Un avversario che è sempre rispettabilissimo come l'Isernia. Insomma, ecco. Sicuramente sì. Preparare adesso la squadra dopo due sconfitte. Sotto il profilo tecnico, credo, o tattico, più o meno quelle sono le cose, anche se poi c'è l'avversario magari che gioca in un determinato modo, no? Però ecco, mentalmente, come diceva Tiziano, soprattutto bisogna entrare in campo con la mentalità giusta. Ma innanzitutto rigiocare subito, perlomeno per quanto ci riguarda, dopo un risultato negativo è la medicina migliore forse, o perlomeno la risposta che uno può dare migliore per poter dimostrare che è stato qualcosa di temporaneo. Per il resto noi, per quello che riguarda noi, come ho detto prima, abbiamo subito due sconfitte, ma non è stato sicuramente l'aspetto dell'avversario che ci ha imposto a subirle. Diciamo che sono venute fuori due partite di categoria, come capitano spesso. Noi non siamo riusciti a imporre, soprattutto la partita di domenica scorsa, la nostra pericolosità in fase offensiva. E di questo abbiamo pagato. Per il resto, la partita precedente con la Savignanese in casa eravamo in vantaggio. Esatto, abbiamo concesso due episodi o ci hanno creato due episodi, e in questo momento, non come in precedenza, ci sta andando magari un po' storto, ma questo non cambia il nostro atteggiamento che dobbiamo avere sin da domani, dalla ripresa del campionato, perché come ho detto l'atteggiamento della squadra è buono, la voglia che la squadra è buona. Non sono di certo questi due risultati negativi che ci possono far cambiare il nostro pensare. Domani arriva l'Isernia, Isernia che è guidato da Massimo Silva, nome conosciutissimo qui in Abruzzo, ma conosciuto anche molto dal mister, no? Perché praticamente quando lui era direttore tecnico dell'Ascoli, tu giocavi nell'Ascoli. Sì, il mister l'ho avuto nell'esperienza di Ascoli, sì, con il mister. C'era Giampaolo. Sì, c'era Marco Giampaolo come tecnico. E diciamo che abbiamo avuto due anni positivi, due esperienze importanti e positive. Quindi vi ritroverete, insomma, seppure da avversari in questo sicuramente caso. Sì, ci siamo rivisti strada facendo anche poco tempo fa, quindi col mister c'è grossa stima, grossa amicizia. E come gioca questo Isernia, Mirko? Ma Isernia è una squadra tosta, una squadra di categoria, come si suol dire. Sicuramente non fa del gioco la sua arma migliore, però sicuramente è una squadra che sa stare in campo. Cognosa in difesa, soprattutto. Una squadra che sa sviluppare bene le proprie caratteristiche, e quindi di questo noi dobbiamo stare molto attenti, perché poi è questo che la voglia che noi avremo o abbiamo avuto fino adesso di, tra virgolette, di imporre il nostro gioco, di fare la partita, non ci deve far cadere nel tranello di dover ingigantire poi quelle che sono le caratteristiche degli avversari. Tiziano e Luciano, inseritevi come e dove volete. Luciano. Io credo che, di quello che si parlava prima, che non è che
cioè un allenatore deve anche, se riesce a capire prima possibile le caratteristiche dei propri giocatori, riesce anche a trovare un sistema migliore per poterli mettere in campo, al di là dei numeri che ormai da un po' di anni in Italia, se guardiamo anche all'estero, al di là dei numeri, ognuno, voglio dire, un esterno gioca sempre esterno, bisogna vedere se riesce a fare le fasi di gioco, sì, come però in riesce sede a fare. Di costruzione come della squadra è chiaro che l'allenatore insieme al direttore sportivo conosce un cane sicuramente, che si muove la coda, no? Perché ci vuole il tempo, sì. Dicevamo prima, ma se tu dopo due giornate ormai siamo tutti sotto pressione, perché per se i risultati, due risultati, tre risultati negativi, già sai che, che ci sono altri al tuo posto, quindi da una parte è un bene perché ci sono migliaia di allenatori, troppi allenatori più allenatori che giocatori, certo, sì. E quindi è un'arma a doppio taglio, però è anche vero che vorremmo, io credo che al di là della mentalità quasi a tutti piacerebbe giocare bene, avere una squadra propositiva, però come diceva prima Cudini dell'Isernia, che non conosco, però probabilmente lui conosce meglio di me, è chiaro che magari deve fare di necessità virtù, voglio dire, non è che sia, puoi arrivare al risultato anche in una partita, due, anche giocando in modo un po' remissivo, puoi anche arrivare al risultato. È chiaro che sul lungo andare, in un campionato lungo andare, se una squadra non osa mai, prima o poi le prende. Insomma. Che poi secondo me ce ne sono due di allenatori, anche tre, voglio dire, l'allenatore bravo è anche colui che si adegua un po' alla squadra avversaria, non è detto che bisogna sempre proporre l'esistenza delle proprie dottrine calcistiche. Se una squadra gioca in quel modo, io mi adeguo e intanto porto a casa il risultato, vero mister? Senza snaturare quello che è naturalmente l'ossatura portante. Penso che nel calcio di oggi questo debba avvenire, perché è impensabile che si può iniziare un campionato e finirlo o proseguirlo sempre con lo stesso modulo e sempre con lo stessi 11, sempre in qualche modo, no? A volte bisogna anche considerare le caratteristiche degli altri o le caratteristiche dei giocatori che in quel momento è a disposizione, perché poi a volte i grandi allenatori ci insegnano che cambiano modulo anche in base alla disponibilità dei giocatori che hanno in rosa, quindi no, di questo si sicuramente sì. In un certo modo la famosa tattica di principio si prepara, e poi se uno è più o meno bravo a leggere o fortunato a leggere la partita, si cambia in corsa qualcosina, ecco che piccoli accorgimenti magari che ti fanno vincere la partita. Di certo, di certo. Secondo tempo fare queste sostituzioni, giocare 5 volte pensando al risultato, posso capirlo, perché no? La classifica c'era pure alta. Certo, sì. Tiziano, volevo chiedere. Sì, no, di certo nel cambiare modulo non bisogna improvvisare, questo sicuramente. Cioè, bisognerebbe avere delle conoscenze. Perlomeno che anche durante gli allenamenti perlomeno anche provate. A volte magari può capitare in partita di mettere in campo un modulo, una disposizione che non si è mai provato per esigenze, e poi magari alla fine va tutto bene, sembra che sia tutto ben fatto. Invece sono situazioni al momento, certo. Per inventare qualcosa, dipende dalle esigenze della squadra avversaria. Io, quanto mi riguarda, il mio percorso da giocatore, come è stato anche chi ha praticato questa cosa, più conoscenze si ha e più certezze il giocatore che va in campo ha la domenica, e più credo che riesce ad avere, certo. Non dico facile la situazione, ma sicuramente svolge una visione totale questo di quello che è il calcio, questo è normale. Vale per anche noi giornalisti che ci occupiamo di D, di C, esatto, e quant'altro. Sapere un po', è vero, tutto. Siamo in qualche modo poliedrici. Ne abbiamo parlato diverse volte, no? Io direi dall'inizio, quando abbiamo cominciato questa trasmissione, dell'Avezzano che chiaramente è partito anche con il peso di questa penalizzazione dei tre punti, però dopo anche i risultati non sono arrivati. Adesso c'è stata, dopo l'ultima sconfitta 3-0, anche se in casa del Materica, 3-0 tra l'altro maturato nel secondo tempo. Il primo tempo Avezzano ha giocato anche meglio della capolista attuale, dato botta nel primo tempo, attuale. Poi però chiaramente magari differente. Prendi un gol crolla un po' tutto, certo. Il presidente Paris ha preso delle decisioni, ha mandato via non l'allenatore almeno per ora, ma il direttore sportivo e il direttore tecnico, sì. Iacovitti e Colucci, ecco, quindi ogni presidente poi ha il suo modo di fare.
con l'avvertenza però che per quanto riguarda almeno quello che ci risulta Federico Giampaolo, se domani dovesse andare male di nuovo probabilmente qualche decisione anche lui pare che gli abbia presa. Paolo pare che anche Giampaolo gli abbia detto di sì, cioè se perde che si pare che sia insomma, automatico difficile, insomma difficile la sua posizione. Avezzano gioca in casa con la San Maurese. Ma a me la cosa che maggiormente mi ha sorpreso, vabbè Paris lo conosciamo, nel senso che è un presidente vulcanico, dispiaciuto e lo capisco anche di questa classifica deficitaria in virtù di questa penalizzazione. La partita, la squadra ha stendato un attimino in virtù del fatto anche dovrei fare questa domanda a Giampaolo perché ha cambiato modulo quando l'anno scorso aveva forgiato questa squadra, l'aveva quagliato nel miglior modo possibile con un classico 4-4-1-1. Però l'anno scorso era una meraviglia. La partenza dell'Avezzano è stata molto simile a quella attuale. Vabbè, comunque Diesel proprio, cioè con gli stessi uomini, gli 8 undicesimi dell'anno scorso, io personalmente, per la mia modestà, avrei riproposto lo stesso metodo di gioco che ha voluto cambiare. Questo penso che sia anche un geacus che gli abbia fatto anche la società del presidente per questa diciamo crisi. Ma la squadra è rimasta la stessa? Più o meno. La squadra è rimasta la stessa? Persia che è andato a Teramo. Persia è andato a Teramo e qualche fuori quota. Sì, c'è anche un attaccante, adesso non ricordo. Poi non gioca. Sì, però gli 8 undicesimi sono gli stessi. 8. Poi quello che è successo nel dopopartita del Matelica, dopo aver disputato un ottimo primo tempo, e chiaramente Paris è così, voglio dire, sente molto la squadra, è un tifoso, è lo stesso discorso che lui si è fatto per Campitelli, è così, quindi va accettato anche il suo anche lui parlato, sono tanti perché, ripeto, anni alla guida della società Massimo, credo che sia il nono anno questo. No, Paris è l'Avezzano e l'Avezzano è Paris, direttamente proporzionale. A me quello che mi ha stupito, non ancora lo sento per telefono, questo esonero di Carlo Iacovitti. Questo mi ha sorpreso tantissimo perché al di là di quello che rappresentava Iacovitti come istituzionalmente nella società, era un uomo molto molto vicino al presidente anche a livello personale, ecco. Volevo chiedere, sì. Ma mi dispiace fortemente. Scusa, a livello tecnico lui fa il manager Iacovitti, no? Cosa non ho capito? Direttore sportivo. Quindi il giocatore li sceglie pure lui. Anche lui, chiaramente. Guidato ecco, la comunicazione ufficiale di Paris, sono le dimissioni e c'è anche la dimissione di Franco Olivieri, però francamente non so dovuto anche a quello che sarà incarico. Successo, voglio dire. Questa era la nota ufficiale subito dopo la sconfitta. Il direttore generale Iacovitti, poi insomma anche l'anno scorso. Iacovitti direttore sportivo, il team manager è invece Colucci. È Colucci. Quindi questa è stata la... Però andava anche al di là del direttore sportivo, quello di Iacovitti, che lo conosciamo, è stato nostro ospite, un amico, quindi... Io volevo coinvolgere anche Mirko in questo discorso, non tanto per parlare dell'Avezzano, ma la San Maurese, che sarà il prossimo avversario dell'Avezzano, voi l'avete incontrata proprio domenica, avete perso 2-0. Che squadra è la San Maurese? L'avevo vista diverse volte in video. Mi aveva fatto sinceramente una buona impressione. Una squadra che si conosce, gioca insieme già da un paio d'anni, se non tutti gli effettivi, gran parte degli effettivi. L'anno scorso nel suo girone è stata la miglior difesa, quindi ha un modo di stare in campo ben preciso. Quest'anno hanno cambiato allenatore, quindi ha cambiato qualcosina strada facendo come modo di giocare. Però credo che la loro arma migliore sia il palleggio e la fase di non possesso, dove con noi perlomeno ha fatto un 5-4-1 dove tutti dietro la linea della palla dopo essere andati in vantaggio, e quindi noi abbiamo fatto fatica. Però ecco, è una squadra che, come tutte le romagnole, sono squadre che sanno giocare, sanno stare in campo, sanno palleggiare senza grossi ritmi, però sono squadre sempre pericolose. Volevo chiedere invece a Luciano Miani, delle squadre abruzzesi, ne abbiamo già parlato, qui c'è Cudini, abbiamo parlato dell'Avezzano, anche della Vastese, delle altre che sono rimaste, le altre tre, qual è quella che... Ma io ho avuto modo di vedere il Francavilla e il Pineto, la Vastese non l'ho mai vista, e devo dire che il Francavilla
per me è un'ottima squadra, una squadra veramente che può ambire a grossi traguardi. Anche il Pineto, anche se ha qualche difficoltà in più, il Francavilla mi sembra un po' più completo sia come struttura fisica che nei ruoli determinanti. Per esempio il Francavilla ha, del Pineto, il Francavilla ha quell'esterno Palumbo, cioè che sia Palumbo ma la Banegas, che ogni, voglio dire, ogni calcio da fermo, ogni palla in attivo, tipo, esatto, magari non tocca palla per 20 minuti, però voglio dire, dopo al di là del gioco, la differenza la fa chi ti fa i gol e chi ti finisce, ti rifinisce la partita. Quindi Francavilla mi sembra una buonissima, veramente, perlomeno in casa hanno sempre fatto delle ottime gare. Infatti, ma mi sembra che faccia fatica. Il colpetto fuori casa al Francavilla. Anche se devo dire, ha vinto tutte e quattro le devo partite, dire credo. Che nella gestione poi del risultato deve migliorare, perché diverse volte va in vantaggio di due gol, soprattutto il primo tempo, e poi il secondo tempo sparisce o fa fatica a gestire la partita. Quindi, sotto quell'aspetto, Racchini sicuramente deve lavorare un po'. Antonio. Beh, società sana, squadra sana, si dice, no? Io Paolo Racchini l'ho allenato a Francavilla e mi fa enormemente piacere che sta andando benissimo, anche perché lui, anche il modulo che fa lo conosce bene, e anche lui è un positivo, nel senso che gioca in senso di bel gioco, gli piace, quindi ha fatto un buon lavoro e naturalmente gli auguro veramente tanta fortuna. C'è il Pineto e anche il Giulianova. Tiziano, torno da te. Ma il Pineto, spesso e volentieri già sappiamo il tuo pensiero. Io ripeto fino alla noia le stesse cose. Cioè, in settimana è arrivato anche un giocatore di spessore come Ciarcelluti. È anche esordito nel secondo tempo. Domenica ieri ha fatto una buona partita, un pareggio buono che fa... ha ciuffato proprio morale, le stesse grazie a Capitan Ponte. Esatto, molto morale. Secondo la stagione ragazzi, per lui. Però torno a ripetere, per gli uomini che c'ha, se i punti per me sono pochissimi. Cioè, presi uno per uno, per me il Pineto, dopo Matelli, che magari Cesena, e qui può essere di conforto Cudini e la San Giuseppe Pede, il Pineto è la squadra più, meglio attrezzata. Dico bene, mister, o mi sbaglio? Secondo me. Sulla carta sicuramente. Andiamo a leggere... cioè, quelle ritardi in classifica, insomma. Sì, la classifica per me è misera. Speriamo che si riprenda e raggiunga il presto possibile una posizione più consona a quella che sono gli investimenti, ma soprattutto ai programmi della società, che non erano sicuramente questi qua. Il Giulianova è reduce da questo. Ha preso Amadio pure da Teramo. Sì, da Teramo ha preso Amadio, però. Sì. Però mi sembra che gli manchi qualcosa davanti. Perché Amadio, quando è andato a Pineto, a Teramo ha giocato quasi mai perché stava un po' in contrasto con la società. E quindi non era allenato proprio a 90 minuti e quindi adesso sta prendendo piano piano. Sì, infatti sì. Dicevo del Giulianova che insomma ha colto questo pareggio importantissimo, rimonta, come si vuol dire, con sta facendo il suo, che 9 punti. Ma io non lo so, spiegatemelo voi, cioè perché Giulianova ha fatto la scelta di fare una difesa tutta anziana, diciamo, e poi il resto tutte under, non lo so. Una scelta sociale. Poi ieri domenica, attenzione. Però segui Giulianova, quindi. Sì, da rilevare anche. Scelta di fare una difesa tutta gente esperta. Ma la difesa è formata da giocatori esperti. E poi cioè è una squadra, Antonio, che non dormo e non faccio dormire. Ma i giovani ha messi tutti. Esatto, sta là, ti aspetta con molta esperienza. No, la squadra ieri per due volte in svantaggio, per due volte ha recuperato la gara. Questo è sinonimo naturalmente anche davanti, anziano, di una condizione. Sì, Tozzi Borsoi ha 40 anni. Che tra l'altro non ha nemmeno giocato. Però non sta dando bene, Borsoi. Di Paolo, Non sta dando in condizione, mi sembra. No, infatti dicevo, non ha è sintomo di una condizione psicofisica ottimale e di un gruppo unito e compatto. Questo è attualmente la forza reale di questa squadra, ben condotta da un allenatore che sa i cavoli suoi, un esperto di categoria, dei giovani importanti ci sono. Ieri è tornato anche in panchina il 2000 Mattia Crisci, che sicuramente in appresso può dare una grossa mano. Per me sta facendo un ottimo campionato, la città che si deve risvegliare. Un bel 7 in pagella. Si deve risvegliare la città perché
E vabbè, la città, c'è un passato, piano piano, Antonio, un passato notevole. Vabbè, viviamo in momenti socio-economici, l'Italia è quella che è, per cui non è che si può più sperare il calcio di una volta, di vent'anni fa. Forse con la politica di Tiberiossini, forse la politica di Tiberiossini. Forse io invece volevo chiedere, prima di tornare poi, perché dobbiamo parlare del Ravenna, a Mirko Cudini, che conosce bene sia l'ambiente che anche credo la società, la San Giustese, no? Che tu hai portato dall'eccellenza in Serie D 2 anni fa, quindi sì, non tanti anni fa. Allora facciamo così, prima dobbiamo andare in pubblicità perché Max Paciglio mi avvisa dal monitor di servizio che dobbiamo fermarci, subito dopo la risposta di Mirko Cudini sulla San Giustese. Allora, siamo tornati in diretta per l'ultimo quarto d'ora del match finale. C'era gli aneddoti Luciano Miani che stava raccontando un aneddoto. No, parlavamo di Giulianova, vogliamo dirlo in breve. Esatto. Non sto parlando male di Giulianova. No, io un aneddoto simpatico, molto simpatico, significativo. No, siccome mi parlava di GB Fabbrica, sì, allenato Giulianova, ed è stato il mio primo allenatore, sì, in Serie A, dicevo che quando ho saputo che era abruzzese del Vicenza. Quando ho saputo che ero abruzzese, mi ha detto: mi passeresti a prendere una cassetta, una scaffetta di pesce dai miei amici? Mi hanno riempito la macchina. Lui sapeva tenere molto il gruppo, quei giocatori sempre legavano le cenette, le cose, era in gamba è stato. Ma la politica del Giulianova di Tiberiossini è stata il massimo, perché ogni anno lasciava la società in attivo. Ad esempio Giampaolo, la Juventus lo cercava, quello, sì, che e gli diceva no, ripassa un altro anno, intanto aveva vinto il campionato italiano, da 30 milioni lo doveva pagare 200-300, capito? E così per Iachini e tutti i giocatori che ha lanciato in Giulianova, non si sa quando è una cacciata, capito? E qui allora una società di 25.000 abitanti, diciamo, che ogni anno si sfornava tutti questi giocatori e la società stava sempre inattiva, quella era la politica di Giulianova. Adesso invece tutti quanti vogliono fare i ricchi, però i soldi non ci stanno e poi gli allenatori saltano sempre. Sembra la colpa degli allenatori. Ma se ne arriva un altro, l'allenatore lo devi pagare. I progetti bisogna devi pagare sei, due dopo. I progetti. Chi si mette in mezzo al calcio? Deve avere conoscenza del calcio, perché sennò è inutile. Allora, gli arricchiti, no, che vengono. Io la devo calcio, fare una domanda un po' al Vetriolo. A chi? A Antonio. Antonio. Sì. Vabbè, tu sei un'istituzione del calcio, a te, un'icona. Vabbè, la storia lo dice, no? Parla chiaro. Ma non è così, scusa. Vabbè, per me è così. Vabbè. Voglio dire, cioè, il prodotto indigeno locale non si valorizza. Antonio, i rapporti col Teramo, perché? Buone, sono ottimi con me. Non è rancore il mio discorso, rancore. Io questi volevo. Io lavoravo per il Teramo, io gli ho dato 12 giocatori quest'anno, quindi non è che 4 la presi per Pescara, ma il resto la presi. No, ma un ruolo importante. Problema, come mai non l'hai mai avuto nel Teramo? Io il presidente voglio bene più degli altri, però secondo me fa errori che non dovrebbe fare, perché la città già non lo ama per vari motivi, lui lo sa. Lui ci rimette i soldi. Non ti dico quanti ce ne ha messi fino adesso, no? E poi non riesco a capirlo, insomma, no? Perché fare questi colpi di testa così? Ogni tanto? E forse è la troppa passione che lui ha. Non è che la caccia di allenatore, la passione. La passione magari vorrebbe vedere il Teramo sempre in alto. Che tanto ti puoi salvare lo stesso, non è che uno. Ma un ruolo importante, perché nel Teramo non l'hai mai avuto? No, io sono stato responsabile. Lo so. Ho allenato il Teramo in Serie C, quindi non è che non ho avuto. Adesso che sia ancora. Perché noi abbiamo fatto auge. Una scuola calcio, io ad aprile e Luca di Domenico, siamo tre soci, abbiamo 330 ragazzi e lavoriamo con tanti istruttori che hanno giocato al calcio, che tipo Cognata, che ha giocato nel Teramo, per non dire Pierleoni, insomma, tutti gli allenatori, Tawà, Iannetti, Francesco, sono tutti con noi. La parte tecnica la fanno gli istruttori che hanno capacità di poterla fare, nel senso è. Poi i ragazzi, alla fine noi ci abbiamo qualcosa col Teramo e gli amo i ragazzi che loro vogliono. C'è una grossa collaborazione. Però io mi arrabbio col presidente perché gli voglio troppo bene, questo è il discorso. Senti, facciamo così, perché qui il tempo scorre, quindi vuol dire che non stiamo non ci stiamo annoiando noi e speriamo di non annoiare i telespettatori. Il Ravenna, tu hai dei fogli, insomma. No, a portare perché già non ci vedo più. Quindi. Allora, intanto diciamo che il Ravenna è una squadra tosta. Ha 12 punti in classifica, però questi punti sono stati soprattutto presi nelle ultime partite. È strutturata da 5 partite che non perde, ne ha vinte 3. È strutturata molto bene.
bene, perché c'ha un'altezza media anche di qualche 1,90 ci sta qua in mezzo. Quindi fisicamente è una squadra tosta. C'ha tre difensori, il portiere di categoria, ha fatto anche i campionati, quindi in C. E poi c'è Pellizzoni, Boccaccini e Isdai, che se questo è, una, è un tunisino, mi sembra sia una cosa del genere, anzi no, è un nigeriano. Uh-huh. E sono i tre terzini dietro, un 3-5-2, che poi diventa 5-3-2, insomma. L'allenatore Foschi, che è un ex del Teramo, è una squadra fisica. C'ha Eleuteri sulla fascia destra ed ex Juventus 98. Quale potrebbe essere il punto debole, una, secondo debole, te, di questa squadra? Il punto debole, questa è una squadra che c'ha, ma prima parliamo di cose positive. C'è Eleuteri, che della Juventus 98, che gli ha dato un'ala tornante, l'uno contro uno, salta l'uomo in ala, proprio, classica. E a sinistra c'è Barzagli, che è un po' più difensivo, come quando fa le diagonali, insomma, rientra un po' prima. E poi c'ha, gioca con la mezza punta, in pratica è un 3-4-1-2, con sto due mediani, Papa e Malè. E Papa è più bloccato, un mediano metodista, classico. Uh-huh. E Malè invece è pericoloso, questo è un algerino, mi sembra, che si, un, che si inserisce continuamente sulla parte sinistra. Poi c'è la mezza punta, Selleri, che è un regista, diciamo, rifinitore, e gioca dietro le due punte che sono forti. Una è Nocciolini, che Nocciolini, è ex Parma, ha fatto già tre gol. E l'altro è Galuppini, che ha fatto pure tre gol, è più un trequartista, diciamo, seconda punta. E poi c'ha fuori Magrassi, che a Matelli, che l'anno scorso ha fatto una ventina di gol, non so. Questo non si sa perché, forse non ha fatto un gol solo fino adesso, mi sembra. Beh, però lì davanti il Teramo ha due brevi linee come Bacio Terracino, sì, però, che potrebbe però, mettere sì, in difficoltà. Sì. Questi hanno la forza alla zona sinistra. La forza fisica. Malè e Selleri, che si inserisce come trequartista, al movimento ad ombrello, diciamo, a destra e a sinistra, però è pericoloso. E poi sto Galuppini, che fa di gol. E quindi è una squadra, questa sarà, ci darà la conferma se il Teramo esce da, diciamo, in prospettiva, battendo questa squadra, ci dà delle garanzie. Ma hai detto, abbiamo visto le qualità di questa squadra del Ravenna. Sì, questa del è una squadra Ravenna. Forte. Invece se mi il Teramo vive sull'entusiasmo delle due partite vinte, anche se come gioco non si vede ancora tanto luminoso. Però adesso la mente potrebbe essere più serena, quella dei calciatori. Abbiamo avuto dopo il portiere secondi, nostro, il portiere che ci ha salvato in diverse occasioni, Lewandowski, ecco, bravo. E Cahill, che ci ha fatto dei gol. Però come gioco non si vede tanto il gioco. Dobbiamo, attendiamo i gol degli attaccanti. Hai visto col Fano, tu? Sì. Ecco, allora il Fano meritava il pareggio, secondo te, no? Sì, però magari il Teramo non meritava la prima giornata di perdere contro il Sud Tirolo. Ho capito, ma giochi in casa. Il calcio così è. Sì, ma giocare in casa e mettersi dietro alla fine. Soffrire, lo so, però mentalmente adesso i ragazzi forse speriamo sono un po' più liberi, risultati. No? Perché speriamo sono più sereni. Far risultati. Sicuramente. Allora, domenica al Bonoli, ore 14.30, Teramo, Ravenna. Invece domani, torniamo alla partita di domani che incombe ormai, meno di 24 ore, pochissimo davvero, Mirko Cudini. La vostra partita contro l'Isernia, ore 15, ore 15. Ore 15. Giusto? Sì. Ore 15. Da domenica prossima ci sarà il cambio. Eh sì, perché c'è il cambio d'orario tra sabato e domenica. Ma partita tutti a disposizione avrai o c'è qualche defezione? No, abbiamo la rosa a disposizione tranne un under che ancora è fuori per infortunio, per il resto siamo tutti a disposizione. Di questo sono contento perché riesco ad avere la disponibilità di tutti e avere delle scelte, soprattutto negli under dove ultimamente abbiamo avuto dei problemi, soprattutto nello stesso ruolo dove avevamo la coppia degli under, quindi abbiamo dovuto fare dei cambiamenti sotto certi aspetti, però questo fa parte della gestione, fa parte del programma iniziale, quindi come abbiamo detto prima abbiamo degli under, la possibilità, la fortuna di avere degli under all'altezza della situazione. Quindi. Ma ti aspetti comunque, come si dice in questi casi, un riscatto da parte, almeno sotto il profilo del risultato da parte dei ragazzi? Ma questo sicuramente... Perché il gioco non sempre rispecchia il risultato. Sicuramente sì, perché sarebbe... fuori dalla logica non dire questo, però come ho detto sempre ai ragazzi il nostro risultato passa dalla prestazione, perché non siamo una squadra speculare, siamo una squadra che come ho detto prima deve sempre andare alla ricerca del gioco, quindi dobbiamo passare da questo per poter fare risultato contro l'Isernia, che è una squadra che ha le sue caratteristiche, una squadra che si chiude molto bene e ha preso pochi gol. Mirko, ho dimenticato, perché eravamo andati in pubblicità in pausa, la San Giustese, stavo dicendo che è seconda in classifica, tu l'hai guidata in Serie D 2 anni fa dall'eccellenza ed è l'unica squadra tuttora imbattuta in questo
in questo avvio di campionato. Insomma, parlaci della San Giustese, eh? È una squadra, è una sorpresa vederla. Si è parlato molto in questo campionato, perlomeno nelle fasi iniziali, di squadre importanti che hanno investito molto, vedi il Pineto, vedi la Vastese, vedi il Cesena, vedi il Matelica, ma io credo che la San Giustese, non perché ci sia stato, però credo che la San Giustese ha mantenuto quasi 10 undicesimi della squadra dell'anno scorso, che aveva fatto già abbastanza bene. Ha un modo ben preciso di giocare, ha delle sue certezze, e io credo che possa essere, a prescindere dai risultati che in questo momento lo testimonia, credo che possa essere la vera rivelazione di questo campionato e avere continuità di risultati fino alla fine, perché ha dimostrato nell'arco dell'anno scorso e anche di quest'anno di avere grossa solidità e grosse anche qualità individuali. Vado velocissimamente oltre, nella finestra di mercato di dicembre, eventualmente cosa occorrerebbe a questo notaresco per stare tranquillo, per mantenersi in quella posizione? Un paio di acquisti azzeccati, eh? De Angelis già è al lavoro, penso. No, o va bene così? Scherzi a parte, nel senso, mi viene da ridere perché appena iniziato il campionato già si parla di... No, vabbè, di solito a dicembre qualcosa lo fanno un po' tutte le squadre. Noi siamo una squadra, una società dove abbiamo puntato su un gruppo di giocatori che credevamo sia all'altezza della situazione e credo, per quanto mi riguarda, di non dover fare, o perlomeno nessuna operazione, perché se le cose dovessero andare come noi speriamo, credo che non ci sia problemi, a meno che non vengano fuori strada facendo, però certo. Credo che il blocco sia questo su cui abbiamo puntato, ed è giusto dare fiducia a dei ragazzi che stanno facendo molto bene. Perfetto, grazie. Scusa, come si comporta Salvatore? Ma Davide l'abbiamo cercato all'inizio del mercato. Poi io l'ho allenato a terra da ragazzo. Lui è il padre, lo stop Giovanni, che ha giocato in prima squadra. L'ho avuto nel giovanile e poi. Ma come, insomma, sta andando bene? Ha fatto anche esperienza di Serie C. Sì, Davide lo conoscevo già sia di persona sia l'avevo visto quando era la San Benedettese, ho avuto modo di vederlo. Giocatore di esperienza, sì, ha fatto 2 gol quest'anno già da difensore centrale, una caratteristica che noi cercavamo, come persona, come uomo, sia come modo di essere, sia come anche esperienza che ci può dare a noi, essendo un gruppo abbastanza giovane, quindi è quel tipo di figura che cercavamo e siamo riusciti a portarla a casa. Il futuro di Luciano Miani. Le conclusioni. Deve tornare alle nervi. 2 minuti. Luciano. Il futuro di Luciano Miani. Ah, non lo so. Intanto do una panoramica, mi riprendo una visione. Ma domani andrei a vedere qualche partita? Domani sono a Pineto. A Pineto. Ma giro, mi guardano. Ricordiamo che Luciano Miani è libero, eh? Dalla Serie B. Dalla Serie B. Ma il procuratore di Luciano? Non è più no, non ha bisogno del procuratore. Come vogliamo concludere, Luciano? Non è più vincolato con il vediamo con che su che cosa? Non lo so, volevo fare un augurio alle squadre abruzzesi, soprattutto quelle di Serie D che domani scenderanno in campo. No, sicuramente a tutte che facciano. A Teramo, ovviamente, che domenica. A tutte che facciano. E soprattutto a tutti gli allenatori, perché qui esatto, ha bisogno di sono gli allenatori, perché le società si cambiano subito. Però per un allenatore che va via ce n'è già subito un altro che prende la panchina. Io voglio spezzare la lancia a suo favore, perché uno che ha insegnato calcio, insomma, un ottimo allenatore, deve trovare la squadra subito. Ma arriverà. Qual è una squadra che ti piace? Senza voler, magari guardiamo in casa d'altri, no? In Abruzzo sempre. In che senso? Una squadra che ti piacerebbe allenare? No, un minuto e mezzo. A me non faccio problemi di che squadra. L'importante è ci deve essere. Ma quest'estate hai avuto dei contatti? Parolina che negli ultimi anni si fa molto, questo famoso progetto. Che non si parla, ma nessuno significa lo fa. Tutto e niente. Che ci sia un habitat che deve anche, perché idoneo. Questa è anche una passione. Sì, ma Luciano, ti hanno in qualche modo quest'estate, avevi dei contatti? Sì, avevo qualche contatto. Possiamo dire con chi? Meglio di no. Meglio di no, perché poi non si sono meglio di no, però non si sa mai, ecco, voglio dire. Mai dire mai. Tiziano, a te l'ultimo saluto, chi vuoi salutare questa salutiamo sera? Salutiamo tutti. Salutiamo tutti quelli che ci vogliono bene, ci seguono immancabilmente ogni martedì. Buon tutto a tutti, ad maiora, ciao. Perfetto, allora noi chiudiamo qui, un minuto anche d'anticipo, ringrazio in regia Max Paciglio, ringrazio gli ospiti di questa sera, a partire da Mirko Cudini, allenatore del Notaresco, naturalmente per domani in bocca al lupo, di cuore. Grazie. Tiziano Lauducci, Luciano Miani, allenatore, speriamo che troverà una squadra
in futuro. Altrimenti è lo stesso. Altrimenti è lo stesso, verrà qui a trovarci, come verrà, speriamo, a trovarci di nuovo, magari più in là, anche Tonino Luzzi. È davvero tutto, grazie per la cortese attenzione. Vuoi salutare qualcuno, Tonino? No. Ah, ok, pensavo che volesse salutare qualcuno. Non c'ho la fidanzata. Presidente Campitelli. Ah, certo. Salutiamo Campitelli, allora. Grazie, grazie. Volentieri, volentieri. Buona serata e buon tutto. A risentirci. Grazie.